Non capisco, non, come Gicata ha chiuso sopra, non con le M15 bullish pure. Non capisco per quale motivo fa ste cose. Cioè già gli altri giorni ce lo fa una certa, io non riesco a capire. Facciamo rifondare l'abbonamento. Protestiamo. Ma zio cane, non so se c'è. Boh. Perché a voi vi ha chiccato, cioè tipo che si No? ricarica Zoom, non che ti No, chicca. noi eravamo dentro e semplicemente era uscito colui che ostava lo schermo, allora io l'ho preso un attimino e niente. Però noi eravamo ancora dentro. Ok, boh, allora salto solo a me. Poi GCAD sta. Io comunque aspetterei la chiusura un'ora. Vediamo com'è la situazione. Sassa, esatto, Sassa dice che è stato kickato e rientrato da solo, è la stessa identica cosa che ha fatto me, mi ha riavviato la sessione praticamente, poi stava lì su caricamento. Però Raga, ne... secondo la connessione però me. nel frattempo andava, infatti. Comunque, GJ, quindi l'M30 ha chiuso, direi, un gran fake out, però non lo so, questo movimento, sicuramente entrare qua, cioè si potrebbe entrare con un sell stop per avere uno stop loss sopra i massimi di questa candela qui, magari di una decina di punti, take profit qui in fondo, però siamo nel supporto d'H4 e non mi Dici di piace entrare su scendere qua. GJ in sella? No, dico che l'unico modo per... Se uno volesse vendere sarebbe quello di entrare in sell stop qui in modo da mettere sotto questo minimo, ok? Quindi se inverte entrare in sell stop e avere lo stop sopra il massimo corrente della candela. Io sinceramente non mi piace tanto l'idea dello short per il fatto che siamo al supporto d'H4, vedi? E poi daily, finché non mi va giù, diciamo, da Ma quel no, livello lì, è ormai sono giorni che sto puntando andare su. da quando è partita la. Esatto. Allora, l'analisi poi tra l'altro dei GJ mi è piaciuta molto farla perché in realtà se si fa proprio un bel salto storico, cioè adesso mi mando questa analisi e qua io sto tenendo in considerazione fino a 22 ottobre 19. Mini, okay. Vai, In questo eccolo qua. GBP card chiudesse qui bullish facendo supporto soprattutto questa zona di consolidamento sarebbe meraviglioso. Te l'ho mandato su Zoom. Su Zoom nella chat io non vedo. Ah sì, vedo. Ottobre 2019 fino ad oggi, inizio di questo rialzo, lateralizzazione pura e poi zona di crisi. Questa. Sì, l'analisi è centrata. Dicevo, l'analisi è centrata. IS30 ha rigettato un po'. C'è un po' di range in generale stamattina, tranne su JPY. JPY è in gran trend. Ecco qua. Se qualcuno voleva entrare in short, sarebbe dentro. L'M30 ha flippato e sta andando per il weak fill. Dalla creazione del body sono 6 punticini scarsi. Nel weak fill sono una decina. Diciamo che il range è un po' piccolino. Okay? 10 punti li dà. Però non so come reagisce poi in questa zona.
JP Cadden nel frattempo sta rimanendo lì, quindi questa pushata bearish sempre merita di JPY, e infatti anche Cad JPY sta andando. Euro JPY invece sta tenendo. E ha rotto questo massimo. Se qualcuno ha venduto GJ, metto magari break even. Tanto io sto preparando le spiegazioni. Vediamo come reagisce su questo supporto ad H1. Allora, ok. Ok, JVP CAD sta tenendo bene. Mi sa che JVP CAD è il candidato per questo trade di questa mattina, un target in questa zona qui. Allora, sarebbero all'incirca una sessantina di punti di range. Vediamo come potremmo entrare a prendere questo movimento. Allora, innanzitutto io sono sicuro che questa trend line sta bene, essendo spezzata adesso, però se la facciamo partire da qua. Tu di solito, Rabo, lo usi il setup quando spezza una trend line di breaker e retest, sai, quando ci va tipo sotto Beh, se c'è, oppure sì. sopra? Se Ok. c'è, come in questo caso, sì. Allora, ok. Ma non è che Target si fa rimane nulla. quella zona lì. L'M30 sta pushando. Allora, sicuramente la cosa migliore sarebbe avere l'M30 che chiude al di sopra di questo livellino qui. E poi un retest di quella zona. Però l'unica cosa che non mi piace tanto è questa zona H1, qua, dove noi abbiamo rigettato. Quindi Mi sa vediamo. che non mi sei Aspetta. sentito perché ero in muto, però Sassa ha fatto una domanda, Ah, in cosa? realtà dipende Dice se te l'hanno chiesto se in voglio chat. il corso di Sentite. Casario, ma chi è Casario? Casario è uno di quelli che su YouTube tipo fa i video, come spiegarti, tipo delle cose proprio ovvie e basilari, no? Tipo che parla proprio in generale, discute del trading, cripto, tutte robe varie, e poi ha questo corso che costa veramente tanto e Non lo non ho so, idea di però ho come una sia certa riuscito. Laura Ramei che mi ha scritto hi su Ah, ok. Telegram. Comunque, Sassa, se è una persona esterna al gruppo, non importa, se è qualcuno che è nel GGT, dimmelo che faccio fire up. Che lo spacchiamo, bastardo, non Mamma si mia. vende E il materiale della gente. poi Lu, se intanto guardi il mio trading view, questa è un'altra analisi. Sempre in chat qui su Zoom. Ok, sì. Zì. Questa è anche molto più Assolutamente. Tra interessante l'altro, perché. ragazzi, fate come Ferdi che manda tante analisi, che vedo solo lui che le manda. Se volete diamo un'occhiata a qualcosina, mandate in chat e guardiamo tutti insieme. Cioè, capiamoci che lateralizzazione c'ha. Cad JPY. CAD GPU. Cosa Cad domanda? JPY. Sì, CAD Sì, GPU, Cad sì. JPY, però. Però, però, però,
non me lo devi prima toccare. Della crisi, cut GPY. Non me lo devi toccare, perché mi ha fatto questo bel trend. Quest'asta lui adesso ti ha fatto il trend post apocalisse, diciamo. Esatto. Dove è andato a ritracciare un nuovo canale di lateralizzazione del prezzo. Però in realtà io quello che stavo analizzando è il Canada in questo momento effettivamente potrebbe non stare a tornare nel range rosso che ho fatto io, perché comunque si sta perdendo i petrolieri, cioè nel senso questo qua, tutta questa parte qui in alto. Ah, ma questo è un possibile setup di acquisto, nel senso di buy limit? O era solo buttato no, lì? No, volevo entrare lì dal supporto in su, solo che poi vabbè mi sono fatto influenzare sul fatto che non erano i massimi, non aveva rotto questi massimi, ok. Sì, e sì, che quindi ho capito. Mi girava al contrario. In realtà quelli che ci sono all'interno della posizione sono 93 punti, che comunque schifo non mi facevano. Per carità, direi proprio di no. Per carità di Dio, no? Sì, qua ce l'avevamo qua, questo bell'ingresso. Resistenza. Esatto, esattamente. Dopodiché... No, l'avevamo visto ieri. Quando era ieri, Zom, o l'altro ieri? Due giorni fa. Due giorni fa ne avevamo discusso così su Zoom. Poi solo ieri mattina, frate, solo ieri. Ah, ok, pardon, sono un po' rintronato. Sì. No, e quindi, concettualmente, questa adesso io la chiamerei la zona di lateralizzazione. Ah, ragazzuoli, scusami, Ferdi, se qualcuno è saltato su GJ, si è preso una quindicina di punti, In sell? Sì, dal fondo del body che stava andando bullish da qua, ha flippato qui e ha dato una quindicina di punti. Adesso sta già rimangiando il movimento, però darli li ha dati. E non era cattivo. Ha dato anche il retest, Sì, certo. Lo stava dando il retest, per quello parlavo di sell stop, con lo stop loss massimo sopra il punto massimo dell'M30 in corso. Vabbè. Teniamo sotto occhio GCAD, che mi sa che non ce la fa andare bullish, perché GBP mi sembra bene in difficoltà. Quindi abbiamo un'altra registrazione fasulla questa volta, o la riregistriamo? No, è già in registrazione. Stiamo registrando, ma no, poi... però dobbiamo fare... Allora devi mettere un po' di beep, devi censurare qualcosa ogni tanto. Vabbè, dai, ma tanto cioè quelli che le guardiamo per il momento siamo noi più che altro, quindi anche se c'è qualche cazzata va bene. No, è che abbiamo fatto pubblicità. Giusto, vero. Vabbè, così Gabriele è contento. È Casario che ci va a denunciare perché lo insultiamo. Ecco com'è che Dino viene in incognito nelle chat. Adesso cambia nome. Ho paura a guardare GJ. sa che se viene con il suo nome viene solo insultato, quindi ha cambiato nome. Cadino. Cosa fa GCAD? Sta rompendo? Speriamo. Sì, l'M15 sta chiudendo bearish, però non ha rotto i minimi, è in sta zona di merda. Io non entro sicuramente 15 minuti prima, anche se è possibile che venga giù, però non saprei dove mettere uno stop decente. Cioè sì, qua però. GCAD, si voglio aspettare. Io per come lo vedo in questo momento, se decidesse di venire giù a sasso... No, io mi prendo il ritesto da H1. Piuttosto prendo il minimo, io me lo aspetto a 171,17. Ma diciamo che puoi sempre rompere questo supporto da H4 che dicevamo prima, vedi? No, scusami, 171,75. Ok, sì, diciamo che è sotto il livello di resistenza. Vedi, perché sì. Questo livello qua è secco da rompere. Guarda, ma in realtà io sto tenendo in considerazione questo punto qua. No! Scusa, niente. H4? Dai. Sì. Aspetta, ecco. Ok, io non l'ho tenuto troppo in considerazione perché non lo ha tenuto in considerazione neanche il mercato. Vedi che ha fatto questa resistenza, poi subito se l'è divorata, diciamo. Qui invece un pelino più in alto, vedi che è stato rigettato, ha cambiato proprio direzione.
E qui ci sta provando, diciamo, perché quello che dicevo prima, target bullish è quello che preferisco, perché c'è proprio questa candela da H4, una sessantina di punti di range, quindi prenderci una ventina di punti è una cosa fattibile. Però questo M15 che ha chiuso e sta andando anche quella nuova, probabile che rompa, vada qua sotto, però io aspetto l'H1, vedo come chiude l'H1. L'H1 chiudesse anche rompendo questo minimo qua, andando proprio in fondo, poi mettiamo... Dai che l'H4 sta per fare parkour, dai che sì, sì, tra l'altro l'H4 prima di questa, se non mi sbaglio, è bearish. Okay. L'H4 è bearish doji, è bearish, diciamo, è bearish a resistenza, vicino qua, però... Quello che mi fa ancora pensare al lato bullish non mi ha fatto entrare. Anzi, veramente dopo... questo qua fosse proprio fosse in basso sarebbe un martello, neanche un doji. E niente, il movimento bullish lo preferivo per il fatto che ha rotto i massimi, stavo dicendo solo. Ma vediamo. Senza fretta. The Hammer. Per i fan dei disegni qua c'è un po' di quella roba che non mi ricordo come si chiama, tipo triangolo. Io non li ho mai capiti questi triangoli, raga, non li ho mai capiti. Sono delle zone di compressione del prezzo, brutto. Sì, immaginati sì. Che danno un impulso. Invece trend line un po'... Ma tu sì, Che danno l'impulso, no? Ok, il prezzo dall'impulso che può essere sia rialzista che ribassista. Una volta che poi si appoggia su un livello di supporto e resistenza in base a cosa stai guardando, sì, può succedere che inizi a creare questa specie di triangolo che è una zona di compressione e poi il movimento continua una volta che fa breccia su questa zona di compressione, fa break e retest della trend o ribassista o rialzista in base a quello che guardi e poi da lì continua, perché là inizia ad accumulare tutti gli ordini. Io c'ho questo sentore che GJ... Spara. Voglia. Spara bullish. C'ha voglia, Ma io me lo sto aspettando da 2 giorni ormai. No, anch'io chiedi a Zoma che lo sto facendo impazzire, Zoma. Così dice bastardo. Tanto un ordine pendente lo metto. Però anche questo su GG lo metterei. Molto bene, GK, adesso sai cosa devi fare? Metterlo in culo a tutti quelli che stanno vendendo, venire qua, rompere il massimo, poi chiudere un M30 timidina, bullish qua. No, ma perché? Io entro sul retest, stupriamo la resistenza, andiamo oltre. Siamo pronti. Allora, io vado a fumarmi una sigarettuzza e così torno prima dell'apertura, 5 minuti, 4 minuti. Se il GBP cade inizia ad andare bullish, urlate così forte che vi sento dal balcone, grazie. Attendi pure alla fondamentale che ieri Johnson e cazzi vari, quindi sterlina short, state attenti. Bisogna vedere, magari oggi lo rilasciano dall'ospedale, dicono tutto a posto. Lo rilasciano? No, dicevo, magari oggi lo rilasciano dall'ospedale, lo fanno uscire, che tutto a posto, dicono era solo prevenzione per qualcosa e boom, tutti quegli short se la beccano dove è giusto che debbano beccarsela. Io ho detto per esempio, poi ovviamente non è fondata su niente per il momento. No, può succedere. C-Trading Central in questo momento dà come prossimo obiettivo del GJ 131,9 e non mi piace per niente la cosa. Cioè, sì, che alla fine della giostra dice che non rompe, torna giù alla zona questa qua, quella sotto supporto, quella vera di supporto. Ragazzuoli, sul gold mi sono arrivati 3 punti spread. Toglitelo dalla testa. No, mai. Cioè, no, Bruno, mi conosci, cioè, lo sai meglio di tutti, quante ore, quante sessioni, quanti mesi ci ho passato sopra su gold a studiarlo, non posso lasciarlo stare. Madonna, Euro Out, cosa ho fatto? Ok, io l'ho preso stamattina Euro Audi alle 6:30, tipo l'ho preso in acquisto dal quando ho visto che è rientrato sopra la trend line, mi ha dato tipo 25 punti, poi mi ha chiuso gli ultimi a break even. Adesso sto facendo anche un bel ritracciamento bearish che secondo me potrebbe farci rientrare. Ah no, scusami.
su H4, dico. Io ti dico, a vederlo ad H1 Euro UD, se vai a vedere adesso per non stare non a non è male letterata questa, eh? Dicevo, Ferdi, se vai a vedere su Slack, dove ho mandato gli aggiornamenti del breakdown di EURD, se vai a vedere ad H1, secondo me sta solo raccogliendo su questo livello di supporto, per poi, dato che ha rotto il movimento bearish, sta formando una struttura bullish, quindi si sta semplicemente consolidando su questo supporto per poi continuare il movimento bullish. Non so se la vedi. Se vai a vedere su Slack, capisci quello che intendo. Secondo me il target finale, se dovesse tenere questo livello su cui si trova adesso, sarebbe quello lassù. Io ho provato a prenderlo stamattina dall'acquisto su quel livello. Mi ha stoppato a break even dopo la parzializzazione, quindi l'ho lasciato stare. Però non sarebbe male ancora l'idea se dovesse sempre tenere quel livello. Ne vale la pena, se no segui questi ragazzi, che segui Andre e gli altri che sono comunque No, ma non per qualcosa, io raga ve l'ho detto, non c'è nessunissimo problema se uno volesse seguire quello o quell'altro, l'importante è solo che all'interno del nostro gruppo non ci sia questo, diciamo, questo scambio di sottobanco, che non mi piace sinceramente. Se poi uno vuole regalarlo è un altro discorso, però andare a sentire le persone in privato per fare cose, no. Un Andrea Fortunati che si presenta. Ci siamo. Allora. Seguo sti pazzi. Infatti ieri quando sono entrati quelle persone lì dell'altro gruppo di giovani trader, ho subito messo le mani avanti, gli ho detto: sappiate a cosa andate incontro, il nostro gruppo, siamo un gruppo di matti, quindi cioè, non aspettatevi magari la chat seria dove mandano le analisi e poi basta, cioè, lo vedete anche voi, nel senso come perdiamo la testa. Allora. Sto guardando che Simo ha mandato delle analisi. E adesso quando mi mando le SP500 come sul diario. Come? Adesso quando mi mando le chart inizio a fare disegnini come sui quaderni, diari, no? Non so se hai visto i miei breakdown. Io adoro scrivere e disegnare sul grafico per spiegare le cose. Ho notato nei scorsi mesi che anche quando ve le mandavo all'inizio un paragrafo scritto era peggio perché non si capiva troppo bene. Invece ho visto che sulla chart con le frecce e tutto quanto si riesce a capire meglio. Infatti glielo ho detto. Ma fa l'indiano, no? Come? Come fa l'indiano. Esatto, infatti glielo ho detto anche agli altri, anche voi, quando fate un trade, lo analizzate, poi lo eseguite, scrivetegli dopo tutta la descrizione, perché siete entrati, dove avete chiuso, dove avete parzializzato, vi aiuta un sacco questa roba, davvero. Ragazzi, io non vorrei dire, ma GJ si è già rimangiato un po' tanto della candela precedente. G-CAD sta, visto lì, non riesce a bucare quel livello, sta tenendo sopra. No, G-CAD, eh? Sì, no, io adesso sto guardando G-CAD perché qua nello schermo c'era G-CAD. GJ dalla scorsa settimana con lo spread che avevo l'ho lasciato un po' stare. Io non voglio... Ah, sì, no, G-CAD, ok. Invece voglio gold, datemi il gold. Ha fatto un mini fake out, ma... I'm back. Dunque, GBP CAD è rimasto lì. Stiamo rimasto lì, GJ pure. È andato... GJ in realtà si è recuperato un po' di... Ma ho visto che stava recuperando un po' di debolezza JPY perché questo è il supporto che stava creando un po' più... Adesso c'è l'M5 nuova che stava facendo la wick in basso. Ma te qua sei su Euro-Yen? Sì, stavo dicendo che Euro-Yen era quello che stava formando supporto, perché JPY penso si stia indebolendo un pelino. Ecco, anche CAD JPY ha respinto bene. Sì, GJ ha respinto anche per un filino meno, vedi, non è ancora bullish. Chiudesse bullish sopra questo livello qua, retest e chiudiamo tutto il range. Però mi sembra... chiuda bearish. Bravo, volevo dirti su gold, comunque io adesso ho 3 punti spread. Però magari lo stavi guardando, no, magari no. Sì, sono diventati 14. Non l'ho aperto.
Anche a me sono tanti. Sono ancora tre. Ah, ok, sono aumentati adesso. No, sono tornati a sei. A me sei, anche io sei adesso. C-Trader e C-Market? No, ero il coso di Purple. Sui C-Market... Purple Broker, come cacchio si chiama? Sì, quella merda lì. Sui C-Market anche ne ho sei, anche ne ho sei sui C-Market. C-G sembra voler respingere il supporto a 133,77 per partire long. Sì, sì, è quello che stiamo aspettando. Aspetta, Gabriele. Sì, i retest di questa zona qui e fillare questo range verso l'alto non sarebbe niente male. L'idea preferita da me in questo momento è questa. Ci sarebbe anche se questa H1 rompesse il supporto, retest, poi fino alla zona d'H4. Però essendo su questo supporto ad H4 è da rompere. Diciamo che io non vendo se non vedo questo supporto rotto. Nel caso in cui fosse rotto quel supporto lì, vendiamo molto volentieri. GBP CAD sta tornando bullish, bravo tesoro mio, bravo. Però consolidamento anche qua, eh. Up, down, up, down, up, down, down, up. Adesso lì vediamo come chiude. Allora, uno stop loss da un deca. Almeno così. Ieri ho provato a tradare, no, l'altro giorno ho provato a tradare AudCAD che avevo analizzato, avevo mandato anche sul gruppo, penso che non la aprirò mai più nella mia vita. Vero? Una coppia che ti fa tipo 17 candele dalla tua direzione, poi vai a calcolare 13 pips. Ah, ok, tutto a posto. E poi non è che dici sono 13 pips come sul gold, che valgono, no, sono 13 pips che non valgono un fiorino. Non valgono. Perché Audi USD? Già Audi USD è un po' diverso, AudCAD proprio mai più. Infatti concludo il breakdown questa settimana, poi dalla prossima scelgo qualcosa di un po' più succoso. Gabriele, ti mando la mia analisi. Andrea, ci sei? Andre ci sta un ascoltando. Un colpo di tosse. Andre? Eccolo. È un po' che ne... Oh, buongiorno. Buongiorno. Come andiamo? Siamo febbrati, diceva Zone. Sì, ma adesso sto bene. E una volta che sono guarito, ho la gatta in calore. Ah, bello. I veterinari sono chiusi. Devo sterilizzare. No, non è vero, non sono chiusi, ce ne sono un paio aperti. Mi sono arrivate le mail per il mio gatto, se vuoi dopo te le giro. Gira. Ok, e un'altra cosa, se hai avuto una febbre di un giorno... È vero. ...era sintomatico, quindi ti consiglierei di provare a parlare con il medico, perché ho ascoltato ieri l'intervista del giornalista delle Iene, quello che ha dovuto far chiudere la direzione perché è stato il positivo delle Iene, e lui praticamente ha fatto febbre, due colpi di tosse, una tachipirina, dopo un giorno e mezzo non aveva più febbre, non aveva più sintomi, 14 giorni comunque rimasto positivo. E infatti lui ha fatto un video dicendo com'è possibile che ci sia gente che sta già andando in giro perché è ex positivo, senza aver fatto il tampone per assicurarsi che è diventato negativo, perché ha detto io sono 14 giorni che mi stanno facendo i tamponi, non ho sintomi ma rimango positivo. Quindi quanti positivi ancora stanno andando in giro? Nel frattempo scusami, abbiamo l'apertura della sessione di prego. GPCAD sta andando a ritestare pesantemente, però questa M30 è rimasta bearish. Siamo 15 bullish, siamo in questa zona sulla trend line. H4 bearish. Ma diciamo che ha sparato questo movimento abbastanza secco. Poi sono solo 10 punti, però non mi piace. Non mi piace niente. GJ ha chiuso lì, può dare il weak feel. Ma diciamo che... Il canale anche io lo vedo male. Diciamo che... La sell di GJ da qua è l'unico setup chiamato di stamattina, l'unico
sensato fino adesso. Cade JPY, come RJPY. Ok, RJPY ha chiuso bene, però non ha chiuso, ha chiuso senza weak. Weak feel possibile, bearish. US 30, cosa sta combinando? US 30 anche lui. Io non ho più livelli fino a 22, quindi no. Sì, c'è quel supporto lì. Guarda che per oggi penso di non toccarlo più. 22.400 qua, 22.392. Esatto. L'altro livello chiave c'è la 22.4 e l'altro a 22.8. Quello 22.8 dove ho preso la posizione, 22.4 è quello che secondo me se dovesse rompere, chiudere bearish con un H1 al di sotto, da lì vedrei quelle, le vendite che pensavo già da sto weekend per andare a formare i nuovi minimi. Però deve rompere. Sono sia ieri mattina alle 5, si è avvicinato, si è invertito e ha continuato tutta la giornata. Stamattina stessa cosa, si è avvicinato e si è girato. E adesso l'ha di nuovo approcciato, come vedi, si è di nuovo flippato bullish. Sì, stai vedendo che GBP Card sta toccando questo trend line, questo livello ad H1, lo sta respingendo abbastanza bene. Questo M15 è rimasto bearish. Se questa flippa bullish e chiude bullish rompendo questi massimi, rimane un'ottima idea per andare a fillare quella zona ad H4. Ora come ora non me la sento di shortare, non mi piace né il supporto né il consolidamento che c'è a time frame più basso, che... e in più stiamo rigettando quella trend line. Due livelli di consolidamento, G-CAD. Tutto schifo. Andre, se mi senti, stamattina il gold ha dato qualche punto basso di spread, ma come al solito. Sì, ti dico, io rispetto tipo a quando avevo quella merda di FTMO, broker, e è comunque più basso. Sì, però è intradabile. Non so se ti ricordi 2 o 3 settimane fa quando in Londra facevamo il gold al mattino, non esisteva lo spread su un minuto, cioè entravi... Sì, sì. Lo so, Andrea, ti ho scritto qui in chat, ma privato. Bella, grazie. Allora, le negoziazioni sulla Brexit dovrebbero tornare questo mese il prima possibile, dicono. Aspettiamo solo la notizia che Boris Johnson venga dimesso dall'ospedale. Ah, non che deceduto? No, beh, poverino. Una delle due, diciamo. No, beh, Andri, scusami se dici così, ma oggi cioè, c'era un meme che aveva tutta la ragione del mondo. Breaking news, all UK suffering a bit Stockholm complex, una roba del genere, cioè il syndrome, Stockholm syndrome, la sindrome di Stoccolma per sentire empatia per Boris Johnson quando fino al giorno prima tutti a dargli contro. Cioè Boris Johnson in questo momento ha fatto di quei macelli a livello sanitario, sembra un po' Di Maio. Diciamo che era quello che aveva il paese nella zona dell'Europa messa meglio indietro. Esatto, era l'unico che poteva veramente chiudere tutto con pochi casi e magari l'ha ridotto un canestro. Ragazzi, scusatemi, CJ ha aperto la nuova M30 bullish chiudendo l'ultima con sì, una sì. Piccola Dragonfly. Non su M30, sì, la Dragonfly è sul... Sì, sì, però rimaniamo in questo range qua, per quello. Esatto, ancora sì. La rompiamo qua sopra. Comunque stiamo facendo del gran bene, la cosa migliore che stiamo facendo è il trading migliore possibile in questo momento e non fare nulla. E lo stiamo facendo bene, anche perché... Diciamo che... Ma quindi GBP Card si sta svegliando? No, GBP Card sta morendo. Boh, vediamo. Ecco, CAD JPY e EUR JPY stanno facendo quello che dovevano fare.
Però è urge più e non mi ha risestato questo livello qua di 4 punti, però non c'è venuto. KDJPY è quello più clean in assoluto perché ha rigettato perfettamente il livello. Qui a Zoma che piacciono gli ingressi M1, su quel livello l'ingresso M1 c'è di sicuro. Mm. Sì, guardano lì. Quel bel sughetto lì di inversione. Diciamo che se uno non, fosse... non l'impulso bearish, ma la chiusura sopra i massimi di... Ovviamente stiamo parlando di candela M1. Con ritest. Esatto. No, anche quella prima. Io ti sei entrato dopo la chiusura della prima bullish che ha chiuso sopra la candela bearish che ha formato lo spike. Appena vedo che chiude sopra, lì avrei messo così lo stop loss. Sì, però questa non ha chiuso sopra. Dici questa, ma questa non ha chiuso. Quella. Sopra però quella a sinistra, io intendo. Sopra i massimi della candela precedente. Non dei massimi della resistenza formata, ma della candela precedente. Del body. Sì, sì. Sì, perdonate. Del body. Un stop sotto lo spike e take profit, esatto, il primo take profit sarebbe stato lì su quel livello dove sta toccando adesso. Mamma mia, che sarebbe... spinge. Sì, sta spingendo anche GJ, sta spingendo una decina di punti solo KDJPY e GJ su questo M30, ripeto, chiude qua sopra adesso, l'avrà annoiato la decima volta. Gabriele ha già fatto il porco, è già entrato, hai snicciato Gabriele. Ha fatto il porco. Diciamo che non c'è ancora la conferma. L'H1 è bella bearish, quindi bisogna stare attenti perché potrebbe benissimo venire a ritestare da H1 e poi continuare. Sta già girando. Ma qua è quello che farà su e giù un po' di volte. Sì. Questo adesso sei a M15, però raga, già come chiusura su quel livello bullish, non dico che sia un fake out perché non è rientrato dentro nessun livello, però ha già chiuso bullish a inversione, ha formato lo spike di retest che ha già rigettato nuovamente il livello blu, quello lì che hai segnato, e in più adesso sta provando a tirare verso i massimi, quindi diciamo che o tu, uno se vuole tu compreresti a mercato. Non adesso, non adesso. Non ha rotto né i massimi, questa non ha rotto né i massimi di quella prima, no. E in più questa ha rotto i minimi. Esatto, ma, infatti dicevo, se proprio niente. Uno voleva comprare... Guardali. Dicevo, se uno voleva comprare, restare, non dico più safe, ma per averlo stretto più possibile, poteva provare a entrare magari lì sul livello con stop loss sotto i minimi formati, altrimenti per avere una posizione un po' più sicura, aspettare che rientri al di sopra di quel supporto, di quel livello lì, e poi prendere il break retest in tutto quel range pulito. Infatti io adesso credo che al massimo metto uno stop buy su 134 e 1, che potrebbe essere interessante. Ah, ma l'ha scritto nella chat Gabriele, scusa Gabriele, non avevo visto. C'è sempre la chat nascosta, zio, ok. Sì, perché tu stai condividendo lo schermo, quindi te la ritrovi là in cima, nascostissima. Esatto, no, che brutte queste frecce, non era quelle che volevo mettere. Dai, ha rigirato. Allora, di nuovo, GG. GBK, io vorrei che tu rigettassi qua, mi creassi un po' di supporto e poi andassimo in questa zona qui. Sarebbe meraviglioso, sarebbe il trade di stamattina. GJ invece mi piace di più vederlo bearish, diciamo che se GBP va bullish io probabilmente entrerò su GBP CAD e non su GJ. Ma, ma sì, perché mi piace quella zona ad H4 che dicevo prima. Mi piace che vada a ritestare qua. Però bisogna avere la conferma ancora sul time frame basso. GJ invece guardo, se va bearish mi piace. Sta spingendo come un assassino, eh? Non ho ben capito la prima parte che ha laggato un pelino. Ah sì, ho detto che sono sul time frame di 30 minuti. Adesso stavi spingendo. Sì, sì, sta ritornando su, ma è quello che... Ah, ha chiuso proprio bullish. No, GCAD ha dato un altro colpettino al basso. Sì, sì, GJ rimane nel range, però questo M15 qua può andare bullish e chiudere sopra il livello che abbiamo. Potrebbe arrivare fino qua e chiudere lì, sopra. Esatto, 134, dove avete fermato col mouse. C'è una decina di punti. Tracciasse almeno questo, no? Per oggi GBP è quello che mi piace. Ma scusami, torno su GJ? No, tranquillo, vai, vai. Tanto siamo qua che guardiamo. Quando ci metti 3 ore e mezza per tracciare tutti i livelli e tutte le annotazioni su Dow Jones e poi il tuo browser decide bene di cancellartele tutte. Grazie. No. Per
A me ultimamente si sta comportando molto bene Trading View, non mi cancella nulla. Hai visto che al JPY avevo ancora l'analisi della settimana scorsa e... Non ho veramente idea del perché, vorrei capirlo. So che adesso ho capito che una volta alla settimana ti salva proprio le chart, che anche se spegni il computer o accedi da un altro portatile... Eurod sta rompendo. Ma aspetta, la scusami, tiene. Perché tu hai problemi con TradingView? No, non è che ho problemi con TradingView. Per esempio, succede che magari la volta mi dimentico che spengo il PC e lui tutte le chart, tutte le cose me le riaggiorna e me le resetta praticamente, o me le riporta fino a una settimana prima. Ho togliermi questa curiosità, tu hai almeno anche nell'account free associato una tua mail? Sì. Io apro TradingView dal mio cellulare e mi ritrovo le stesse chart con le stesse analisi che ho fatto anche dal cellulare. Lo so, però metti caso, cioè, anche a me succede, infatti quando le apro poi da cellulare ci sono, però già se tipo uno dei due portatili, o che ne so, il computer si spegne o si riavvia, qualcosa del genere, lui mi refrescia tutto e me le riporta tipo 5 giorni prima. Perché... Strano, perché è un sistema online, quindi... sì, a meno che non è, quindi non ha preso il momento di autosave. Dice. Perché secondo me fa un autosave settimanale e basta, perché noto infatti che ogni volta che faccio le analisi nel weekend... In realtà devi andare in alto a destra, dove sì, ma quello l'abbiamo già guardato, quello ogni 2 minuti refresh. Ma esatto. Secondo me è una cosa più del computer, Zoma, che magari la RAM non ti gestisce bene TradingView e te lo killa. Devi provare a guardare tipo una cartella di autosalvataggio all'interno del tuo computer. Ma raga, non capisco il motivo per cui le analisi che invece faccio nel weekend me le porta fino a tutta la settimana. Cioè, esempio, io analizzo sto weekend, no? Mi salva tutte le chart, fino a lunedì e martedì restano. Metti caso che io le aggiorno così, mercoledì mi si refrescia, non è che mi si refrescia, mi ritornano a come le avevo fatte nel weekend, magari con dei livelli in meno, con delle annotazioni in meno, però me le riporta fino sempre al giorno in cui fa il salvataggio settimanale. E vorrei capire quale sia questo giorno, almeno io mi ci metto lì e dico, io questo giorno analizzo tutto e restano almeno fermi. Ma quante chart hai aperte giù di solito? Adesso Dow Jones, EURAUD, NZD USD che vi ho mandato ieri, OUTCAD e GOLD. Perché di solito a me succede la stessa cosa se ho più di 3 chart aperte. Okay. Se ne ho tipo 2 o 3, rimangono intatte. Dovrei provare. Ora che mi ci fai guardare, effettivamente anche le mie. Però capite, raga, che se mi refrescia, se mi resetta tutte quelle su NZD, OUTCAD, che vi devo mandare gli update e cose, impazzisco. Perché sì, perché rifarle tutte esatto. Da capo. Una bella noia quella. EURAUD è lì che sta rompendo. EURAUD, gli avevo detto anche a Ferdi che secondo me se riesce a tenere questo livello, che adesso non so tu se lo stai guardando, aspetta che arrivo su Zoom. Ma EURAUD, guarda la sessione di Zoom, fra. Ad H1. Ecco, mi solo H1... vedere l'M15 che sta chiudendo di GJ, dove arriva? Okay. 20 secondi, ok, bello bullish. GPK invece è bello bearish. CAD JPY, Euro JPY saranno andati. Ok, sono entrambi andati. Però sono entrambi sotto il livello di ritesta d'H1, vedi? Può benissimo toccare qua e continuare bearish, esattamente come GJ. Può benissimo arrivare a toccare questa linea a 980 e rigettarla. Allora. Per cui aspetto l'M30. Se l'M30 mi dà la conferma, entro bullish. Dunque, Zoma, torniamo su EURAUD. Infatti stavo pensando, te la mando direttamente dalla mia, perché sennò... Nel frattempo ha chiuso sotto, ha rotto quel livello lì, anche se è solo un M15. Diciamo che lower high li ha rispettati piuttosto bene. Te la sto mandando, così ti faccio vedere anche... Basata anche sull'idea che ho preso stamattina, che stamattina ho provato a fare gli acquisti lì quando ha dato i colpi sui massimi, poi ovviamente il break-even mi è stato chiuso. Ma se l'hai mandata su Slack, se vuoi l'apro da Slack. No, te l'ho mandata in chat, è uguale, te l'ho mandata anche in chat, tanto così è più aggiornata, perché su Slack è quella ancora di 2 ore fa. Ok.
Ecco, io stamattina sono entrato quando ho visto che c'è stato il break della trendline, ha chiuso al di sopra, aveva formato quel livello, stava tenendo il supporto, quel livello che in precedenza era resistenza. Quando sono andato sul time frame più bassi, quando ho visto le rigettazioni della TL, perché io sono entrato solo sul punto preciso della trendline, non del supporto, perché vedete che il supporto è andato un po' a bucarlo, a tentare di bucare. Quando ho visto conferme di price action in versione bullish, sono provato ad entrare per avere il TP del weak fill, quello lì generale, è tornato indietro, mi ha chiuso il break even, però penso che se dovesse riuscire, magari un H1 oggi pomeriggio, dobbiamo vedere adesso nelle sessioni, riuscisse a chiudere bullish al di sopra di questo livello grigio e tenere il prezzo, potremmo avere una nuova formazione di una struttura bullish per arrivare fino al prossimo livello. Ok. Tipo te la disegno così magari per chi non ha idea di cosa stessi dicendo. Sì, ma sarebbe questo la continuazione di allora, questo movimento. Scusami, ma... Esatto. Break retest, però per continuare a creare una struttura bull. Ecco, vedi lì rigettare e continuare. Sì, sì, qua. Però adesso c'era questo canale di consolidamento qua. Lo state guardando un attimo G-CAD? Sì, sì, ok. G-CAD è lì che sta morendo un pelo, però ha toccato la trend, buonanotte, il supporto. E l'ha rigettato un pelo. Vediamo. Io ci entro. Entri come? Bearish? Bearish su G-CAD, sì. E lo stop dove lo metteresti entrando ora? Allora, entrando ora, io il primo stop... Allora, lo stop loss, per forza di cose, proverei a fare i nasci sul livello di 170. Ecco, forse un livello per entrare, c'è cioè un momento per entrare non male, questo qua ha chiuso bearish. Se questa ritesta continua bearish, non sarebbe male. Però a me non piace questo supporto che ha toccato. E non ha ancora dato nessuna conferma. GJ è andato a toccare là in alto il livello ad H1 e a rigor di logica potrebbe continuare bearish. Però diciamo che il movimento è arrivato qua alle 8, un'ora prima dell'apertura, invece per il momento l'apertura non sta muovendo niente da nessuna parte. Sta muovendo poco anche qua, comunque ha mosso, ma non sono neanche 10 punti, cioè sono 10 punti proprio fino in cima. Proprio tirati, del tipo raccolgo 10 punti, mi metto a break even giusto per... Ecco qui, in questo momento che l'M15 è flippata bullish, se uno volesse vendere EURAUD, metto un bel sell stop sotto il minimo qua, con il take profit nella zona grigia il primo e nella zona blu. Il secondo, primo take profit 13 punti, secondo una trentina, con lo stop di una quindicina sopra i massimi di questa. Nel caso in cui invertisse. Bene ragazzi, se volete si può entrare anche praticamente su G, se si entra su, su GJ si entra su GCAD praticamente, su GUSD. Sono non correlate ma... Di più. No, ti contraddico, non è vero, perché io ho visto tante volte magari GJ andare bullish e G-CAD. No, ti dico, solo l'ultimo, dalle 6, cioè guarda H1 dalle 6 di ieri. Sì, ma dipende se CAD e JPY sono leggermente, cioè ovviamente i movimenti sono simili, molto simili, perché GBP è... chiaramente ce l'hanno entrambi, quindi i movimenti di GBP sono gli stessi, però... Quelli di GJ sono i movimenti frutto dell'incrocio tra GBP e JPY, mentre questi tra GBP e CAD. È simile, però non è uguale. Molto simile. Molte volte ho visto correlazioni così forti, come possono essere magari Gold e UJ, fare completamente cosa volessero. Senza far caso proprio. Questa candela qui delle 8 di GBP è morta, sì, però qua è rimasta comunque sopra al livello ed è rimasta, tra virgolette, bullish, senza chiudere al di sotto, mentre su GBP, ad esempio, ha chiuso proprio al di sotto del livello. E alcune volte prendono proprio direzioni opposte. Cioè diciamo che ci sta a tenerlo d'occhio, però non farci, diciamo, cieco affidamento. No, ci mancherebbe. Che poi siano correlate è sicuro, perché comunque la stessa valuta ce l'hanno entrambe. Comunque a me GBP CAD piace un casino per andare bullish.
aspettiamo che torni sopra quel livello lì, ma anche perché sotto non ha ancora chiuso nulla. Cioè questo supporto qua non mi ha dato nessuna conferma, la trend line che vabbè è una conferma di secondo piano, diciamo, su cui non faccio primo affidamento, però funziona anche quella. Se questo M15 flippa bearish, chiude sotto, benissimo, continuiamo e mi tolgo dalla testa l'idea bullish. Però se questo M15 rompe il massimo di questo M15 qui, posso considerare di entrare anche a mercato, senza aspettare la chiusura. Ve lo dico in anticipo, perché vorrebbe dire che l'H1 flippa bullish, continua, siamo in pieno inizio Londra, quindi questa resistenza qua dovrebbe papparsela senza troppi problemi, però aspettiamo una conferma. Abbiamo costruito l'economia migliore nel mondo, lo faremo una seconda volta. Chi sarà mai? Ho condiviso anche la cosa su Slack, il post. Donny, il buon Donny. Non molla mai, anche Gabri, mentre gli indici... Te sei ancora dentro, Gabri. Però per andare qua bisogna rompere questo livello. Io penso che quella trend line la tenga e si inverta su quel livello lì dove ha tirato lo spike e inizia a dare formazioni bullish. È possibile, ci sarebbero un, sacco, vederlo di, così, dico. Un sacco di punti bearish andasse a ritestare la trend line. Niente, Gigi non vuole collaborare, è rientrato dalla zona di supporto. Ma adesso ragazzuoli, me la gaggio un po', è quello che vi ho detto, perché poteva benissimo andare a ritestare lì e continuare bearish, perché l'H1 di prima è totalmente bearish e c'è pure il Wakefield da fare ad H1. L'M15 è anche il sentimento del bot, in realtà. L'M15 il sentimento del bot dà il nuovo prezzo 131,98. Beh, allora compriamo full margin e seguiamo il bot. Ma guarda, ti dico, sto di Trading Central lo guardo, non lo guardo mai, cioè non lo uso per entrare. Prima quando la live buggata stavo cercando Chinese Indicator. Scusa? Cos'è? Chinese Indicator. Non ho capito, scusa Alu. No, vabbè, Chinese Indicator è il nome che fa ridere, l'indicatore è cinese. Vediamo, USD very strong, GBP poco, quindi GJ per questa correlazione qui molto bearish, GCAD ranging, ed è abbastanza quello che sta facendo, perché GBP e CAD hanno la stessa forza in questo momento, e niente di CAD JPY, un po' di bearish, infatti sta... Ha fatto ritesta da H1, basically, sopra questo livello qua. Guarda lì come si è ripappato. E scommetto che EURJPY fa la stessa cosa. Bastardo cane, questo è proprio andato. Questo era perfetto, guardate il livello. È andato il livello del retest e poi ha continuato. Si è invertito, GJ chiedo, mettimi, la stessa cosa. Mettimi su M1, su EURJPY, voglio vedere solo come si è invertito sullo spike del retest. Io scommetto che si è invertito bene, perché EURJPY mi piace. Infatti per quello, sai che sono scimmiato, eccola lì, guarda. Vedi il primo inversione con impulso. Sì, diciamo che qua era perfetto. Per dirti, per come entro io, tipo, esatto, lì sarebbe stata la prima ottima conferma del fatto che è rientrato dentro, però io avrei tipo aspettato questo retest qui e qui alla formazione di questa resistenza, quando vedi che il prezzo non riesce a tornare sopra, allora da lì pum pum pum. Però ad esempio io qua mi piaceva un po' meno, perché io magari sarei entrato qua, vedi che questo M1 è quella che ha rotto il supportino, è vero che il mio stop loss sarebbe stato qui, giusto? Sì. Però diciamo che non mi sarebbe piaciuto tanto dopo questo M1 qua. Cancella il movimento qua, fai finta che non ci sia. Dopo questo M1 che ha chiuso di nuovo sopra qua, non mi avrebbe fatto impazzire. Comunque, 5 minuti chiude l'M30, questo wake fill è già praticamente fatto. GJ sta di nuovo rigettando lì e mi auguro che GCAD stia facendo lo stesso. Che va, sta fermo lì. È rientrato in questo range. Ha dato un colpetto adesso, ma... Ah no, vedi che sono già rimangiato. Sì,
sei sempre in sell. Se sei a break even, io, boh, io mi devo fare i cazzi miei, però potresti... No, non sono entrato alla fine. Ah, ok, meglio, meglio, bravo. No, anche perché comunque, aspettando le conferme, sarei entrato adesso, però per il prossimo range, però il problema è che non si sta muovendo, quindi... Aspettiamo. Era buono entrare magari a, a 73-12, praticamente. 73-13, per là. Esattamente, esattamente. Un bel colpo bearish adesso. Anche GJ. Ma GJ sì, GJ ci sta. Che vado. E questo volevo prendere. Questo già era un movimento interessante. Però vedi. Comunque c'è tutto che si sta muovendo molto poco. Tutto in ranging. Quello. Tutto molto in ranging. Secondo me un po' di movimento può entrare anche adesso dopo questo M30. Magari la nuova botta della candela oraria, perché all'apertura non ha fatto niente. Quindi qualcosa deve ancora succedere. Altro, il mio mouse si spegne in continuazione, vuol dire che si sta scaricando la batteria. Io per risolvere il problema ho preso quello col cavo. Ah, beh, bel problema risolto. 2007, benvenuto. No, beh, 2007 benvenuti, in realtà tutti i computer gaming che si rispettano oggi non vanno a Bluetooth. Ah, non vanno. E io me ne intendo meno di computer da gaming. Io ci ho speso 1300 euro per il mio. Cioè, sono sempre stato appassionato di smartphone più che altro, no? Capito? Era di quelli che moddavano i telefonini. Cambiare ROM, GPU è partito, sì, è partito, retest, continuazione. Ma il setup ti esce adesso, se volendo, l'M30 chiude, però, mamma mia, quanti livelli. Sì, no, dopo che l'M30 chiude, vedere quella nuova, come si comporta. Ci sono un sacco di livelli, però, guarda qua. Questo livello qua non è un livello da poco, Cioè, mi stupirei se scendesse a coltello, sinceramente. Però vediamo. Se chiude qua sotto, retest e continuiamo sulla trendline. EURAUD è rimasto lì a farsi le pippe. CAD JPY sta facendo supporto sempre meglio. EURJPY sta rigettando leggermente. Sta volando, eh? GPK sta volando. Così come GJ. GJ che forse si degna a farmi una chiusura M30 sotto il supporto ad H1 a sto giro. Non ha mai rotto questo livello qua, però... Ah, ok, però questo M15 bearish dopo le altre mi piace. GPK è andato, però è sempre in sto range orribile. 15 secondi. Su CAD è rientrato. Ecco, il retest lo sta dando un pelino adesso, è proprio lì dal livello. A me non piace il fatto di essere in mezzo a tutto questo range. Però comunque il livello del retest qua, o da queste candele qui con la trendline. Siamo in zona, diciamo. Siamo lì. E GJ pure. Però guarda che roba, che brutto, dai. Cos'è sta roba? Io sto pensando di mettere un bel sell stop qua a GJ. Ah,
Ah, di prendere, sì, di prenderla al contrario per fargli fare tutta la zona short. Esattamente. Però Martin Cossi. Ma che era arrivato questa inversione ad H1 su quel livello? Alle 2 del mattino. Cos'è la prima candela? La prima candela H4, no? Dove c'è dentro un livello di GG? .338 tipo? Sì, perché sarebbe quello ad H1, vedi? Io più o meno sì, l'avevo posizionato 133.808. Diciamo che un sell stop qui all'incirca ti dà un 13 punti di stop abbastanza safe. A occhio a GCAD si sta invertendo, cioè sta facendo quasi fake out M15. Che dice? Sì, l'ha toccato e ha detto ci credo. Guarda lì come se la sta rimangiando. Come spinge. Splitta GJ, splitti. Con la formazione di candela lì mi sa tanto di una bella candela piena che potrebbe andare fino alla zona grigia. Dovesse rompere il livello, dico. Prima fare il primo weak fill dello spike e poi in caso rompesse il livello. Però lì dentro è troppo incastrato, secondo me. Cosa stavi parlando? GJ, che secondo me lì all'interno è troppo pericoloso da prendere, che in caso rompesse il livello io sono dentro. Ora potremmo andare. Allora, io sono dentro. Ecco, secondo me flippa, eccolo lì che flippa e viene giù, fa weak fill e arriva fino al livello grigio. Allora, mettiamo la posizione sul grafico. Quant'è che è il livello grigio? Ah, 133. Il livello grigio è 133, 4,47. Allora. Ma infatti io ho messo un ordine a 133.808, non c'è molto distante. Molta calma, vediamo un po'. Ma è veramente lento il mercato oggi, puttana. Cioè, almeno dalle mi sarebbe 8 in poi, abbastanza monoto. Mi sarebbe entrato adesso se avessi dato ok. Giri piccato anche flippato. Sì. L'unica cosa è che non ha rotto il minimo di questa H1. Vediamo. Lo stop comunque è abbastanza piccolino. Euro dalla fine è ritornato. Madonna, che movimenti di consolidamento incredibile che fa. È veramente orrendo, infatti lo sto guardando su 5 minuti
Guardalo sul 3 minuti, guarda quanto è brutto sul 3 minuti. 3 minuti non l'ho mai neanche aperto. Neanch'io, però incredibile. Fa veramente un flipper pazzesco. Io penso che stia solo consolidando e raccogliendo liquidità per poi andare a formare i nuovi massimi con la struttura, però degli acquisti da qui al momento sono troppo, troppo pericolosi. Pensare magari degli acquisti migliori sarebbero in caso andasse anche qui a rompere questa struttura, cioè intendo a rompere il livello massimo. Però è volato. US 30 anche veramente ferro. Scusate, state registrando. Vai tranquillo. Io sto facendo un po' di porca boia perché GJ invece è rimasto immobile mentre G-CAD è andato. Porca boia. Quindi non so se JPY mi sta per fare un bello scherzetto. JPY è talmente, guarda quanto è debole JPY. CAD JPY sta andando su e tra un po' lo fa anche GJ. Se non si dà una svegliata a droppare. Questo è ottimo. Il retest che dicevamo, la zona era proprio questa qui. 15 punti li ha già dati. Era ottimo, ottimo. Very good leg. Madonna, guardalo lì. Sì, perché tanto ce l'aspettavano. Sì, perché ha rotto il livello che stavamo dicendo. C'è anche qui si vede bene che questo livello qua era segnato. M30, lo ha rotto, lo ha ritestato nello screen di prima. Non ci avevo questo qua. Io in queste situazioni c'è cioè, della serie. Adesso mi inchiodo alla serie la giornata intera. Occhio che può essere più pericoloso che remunerativo, Vero? Tu? Sì, ma tanto ormai non c'è. Madonna G-CAD, ma che cazzo sta mangiando? Che spinaci, porca puttana. JPY è proprio un bastardo, perché guarda JPY. Sta facendo quasi l'opposto, più o meno. Non si sta muovendo proprio. Jack, mi sa che GJ qua... Non si sta comportando bene. Mannaggia, GVP CAD, dovevo prendere quello, non GG. Ciao, GCAD. Ciao. Mamma mia, raga. Basta, raga, non guardatelo più, se no mi fate venire i sensi di colpa pure a me. Basta. Non ci resta che piangere. Raga, se sentite tipo un russare qualcosa è il mio cane, eh? Non so. Che a volte sentite, dei strani rumori. Sei entrata la fitness, GJ? Sì, ho messo la posizione. Ma adesso ho valutato... Da dove ho messo sul grafico, sì. Però valuto. Se uscire adesso che l'M5 chiude bullish. Sì. Mamma mia, Gicardo, che mostro. Però questo M5 che chiude bullish non mi fa impazzire. Più che altro perché GBP il suo movimento lo ha fatto. Di 25 punti e GJ non l'ha fatto, però vediamo. Lo stiamo aspettando? Questo M15 che chiude tra 5 minuti, bisogna vedere cosa decide di fare. Il problema è che JPY è molto poco forte e si vede bene qua dove cade. Cioè cade forte JPY, ecco, vedi, se uno fa un attimo il conto, vedi, GBP CAD sta morendo perché cade molto forte e GBP è molto debole. E infatti cade JPY dove cade molto forte JPY è debole, è andato bello bullish.
ottima quell'inversione lì su CAD JP sul livello, a parer mio. A me piacciono un sacco quella formazione lì. GJ si sta muovendo adesso invece, Tom Maiale. GJ. Sì. Sì, ma GJ tanto non entrerebbe fino a 134. Il mio stop è qua sopra, quindi se rompe qua sopra io sono fuori dal trade. Vediamo come chiude questo M15. Valuto se uscire anche se l'M15 rimane bullish senza chiudere al di sopra proprio qua. Anche se chiude bullish a supporto, diciamo che non mi fa impazzire. Mi auguro che verso la fine di quest'ora JPY smetta di essere così debole. Se avete qualcosa da mandare in chat, non l'ho visto. Questo era quello di prima che ti avevo mandato di sì, EURAUD. Sì, sì. S30 sta creando un po' lì, un po' di supporto. Mi sa che GJ non ce la fa andare bearish con JPY così debole. Non vorrei che GCAD decidesse di spararci altri... Adesso è arrivato a questa zona d'H1. È arrivato a questa zona d'H1 qua. Però ad H4 ne ha da andare. GJ non mi piace affatto, però aspettiamo ancora un attimino e vediamo come chiude. Vabbè. Gold, come al solito, mi ha dato un ottimo setup su un livello chiave, ma come al solita storia. Adesso quanti ne hai? Adesso? Aspetta. Ne ho 7. Entrata, ma più che altro perché poi cioè, rimanesse su 5-6, oddio sono tanti, però se uno trada ad H1 potrebbe anche farcela, no? Esatto. Però il fatto che poi entri sul trade te ne dà anche 20. Mm-hmm. Quello è il problema. Infatti il trade dell'altra mattina me ne sono uscito abbastanza veloce perché avevo paura che facesse una cosa del genere. Appena ho visto 30 punti ho detto, boom, se è rimasto stretto per 3 minuti di candela, via. Basta. Allora, l'M15 si sta chiudendo, vediamo GJ cosa mi combina. Allora, sono pressoché a break even, però l'M15 chiude bullish, sta a mignotta. A mignottao. Però ha rotto questo minimo, anche il massimo, quindi li ha rotti entrambi. Vai giù un po' di retest. Io. Oro, sei tornato al nostro vecchio parametro? Sì, è vero, adesso ce l'ho bassissimo in questo momento. 2 punti. 2 punti e mezzo. Anch'io. Io 2.
bello. Caro amico, sei tornato. Un punto. È vero? Sì, ma fa la fregatura perché aspetta. Sì, io sono sicuro. Io sono sicuro se metto una posizione dopo un attimo c'ho 20 punti. 0.3 di punto era arrivato. Madonna. Io ce l'ho 13 ancora. Broker sbagliato. Not stonk. Cazzo. GJ scende secondo me, raga. Sa, vado un attimo a cercare una pila in cucina e torno. Gold, torna da me, torna da me. Sono ridotto a tradare coppie come used JP, outcad, ma che è sta roba? Ma chi ne conosce? Guarda come basso, Ferdi, tu che sei switch market adesso, è praticamente nullo in questo momento. Infatti ho una tentazione di fare un'entrata che non hai idea, perché la esatto, la precisione che ci sarebbe adesso, veramente. Ma farlo è uguale, Sì? È due spread, due, cioè 0,2. Madonna! È la perfezione. È la perfezione. Ma una mezz'ora fa l'ho dato un'occhiata, era così. Per due sì, tornato... sì, infatti Andrea, il problema è quello, il problema è che questi spread così ti tentano in modo che tu magari adesso vedi, per dirti, Rabbo è arrivato a un punto lo spread. So, però qua c'è parecchio da prendere fino a 16,25. Lo so, però Ferdi, se tu imposti lo stop loss... Io dico, tu... apri un runner, apri direttamente un runner di 0,02 fino a 16,25 e lascialo andare. Ho capito, Ferdi, però se io appena imposto lo stop loss, che fai conto che sul gold comunque almeno 20, non dico 20 punti esatti, ma più di 15 devi tenerli per farlo respirare un po'. Se tu imposti lo stop loss e lui nel giro di un minuto magari te lo allarga a 25 punti, boh, ti ha sparato fuori così inutilmente. Esatto. Quello è il problema. Solo quello è il problema. Non è il fatto tanto dello spread, perché il gold muovendo quello che muove, uno se entra bene potrebbe anche approfittare. Il problema è che appena metti lo stop loss, se te lo chiude è un po' inutile, diciamo. È uno stop loss, per 3 euro di rischio provare a cacciare le 50. Ma io non prendo quelle operazioni lì, capito? Uno swinger già gli darei ragione, perché dice a me che me ne frega, io ho un TP di molti più punti. Io invece no. Sì, io parzializzo break-even, 15-20 punti, ho già raccolto una parte, messo a break-even. Vedermi chiaro. Continuamente, pum, 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 tirato fuori non è troppo bello. Nel tuo caso così, il broker, cioè lo spread comunque ti fa sudare. Maledetto il giorno che hanno deciso di chiudere le raffinerie. Riapritele, subito. Glielo scrivo nella mail all'azienda, qualsiasi cosa sia, che fa alla fine di riaprite che devo tradare. Vediamo fra 10 minuti come lo spread va. Freschino. Vabbè dai, GCAD si è ritracciato un sacco, va bene, meglio così, vaffanculo. GJ, che infamone, che tra un po' mi... Tenendo sott'occhio l'M5, che se mi rompe i massimi M5, magari esco prima dello stop. Infatti. L'M5 sul broker. Ah, ma questo è. L'altro. Madonna, sta gonfiando, sta andando di là. Sta andando a fare quello che stiamo aspettando da ormai un paio d'ore.
Però porca moia, guarda lì una candela MC. Vabbè, in caso la chiudessi, tu saresti, in caso poi sfondasse sopra, saresti pronto a prendertelo in break retest in quel range lì? Perché? Hai sentito? Sì, ho chiesto perché. Ah no, no, così ho detto magari perché ti vivi, come diceva Ferdi, vi viene validata l'idea che avevate tipo 2 ore fa, in caso rompesse al di sopra, ah, ci sarebbe quel range lì. Vedo come chiude, se chiude proprio bene qua sopra e poi dà proprio un retest perfetto, valuto. Diciamo, non ti so dire ancora. Yes. GPK sta dando il pullback. GPK può dare dopo questo H1 un retest a continuazione. Mamma mia, come vuole spingere adesso? E comunque la barra di volumi in volumi è la metà delle due precedenti. Cioè, a livello di volume sta muovendo la metà di quello di prima, eppure le ha mangiate pienamente. Non c'è storia. In questo momento questa candela è tutto a 12. Sì, GG. La serie, ragazzi, ho parlato. Il fatto che l'H1 ormai è più probabile che chiuda bullish che bearish, perché è andata giù, il minimo non l'ha rotto. Io sono lì, tengo sempre il mio stop. L'ho abbassato anche un pelino, proprio lì sopra i massimi. Se rompe questi massimi, io sono fuori. Se invece decide di continuare bearish, ben volentieri. Però non mi fa impazzire. Diciamo che è iniziato un po' di consolidamento. Se andiamo a M15 si vede bene. Rifillata piena da 5 minuti. Questo è un colpo bello secco, eh? Graficamente orrendo, perché candele lì sono veramente bruttissime. Ecco, è andato al di sopra. Come è andato al di sopra. Red nullo sull'oro. Ho visto, io adesso ho un punto e mezzo. Visto che un punto lo mette adesso. Lo sapevo. Io sono fuori da GJ. Io su loro ci voglio fare un'entratina. La voglio shortare una piccola posizione. Solo che volevo aspettare 5 minuti la chiusura della candela. Madonna, che colpo che ha dato GJ! Devo mettere il pendente su GJ prima che mi passa. 34. GK si è rimangiato tutto. GK si è rimangiato tutto, sì. Bello. Classico. Io il pendente mio 134.050. Adesso pusha fino ad allora. Che colpone che ha dato l'ultimo. Ma io sono uscito esattamente. Vediamo se dà il test. Cioè, i volumi sono maggiori delle due candele precedenti, eppure guarda quanto si è mosso. Non parlare di volumi a zoom, che non crede alla loro resistenza, sono un'invenzione della chiesa. No, però raga, questa chiusura qui secondo me è molto bella, di sopra del livello, superato i massimi dei corpi precedenti, in più in un range pulito. Potrebbe dare un bel retest per continuare, secondo me. È il break even da tenere fino all'ultimo. Io ti dico, io ho messo il Madonna.
Io ti dico, sono veramente a 2 a 3 punti, 4 punti dall'entrata. E a 134-100 può arrivare. Alla fine dell'ora. Mancano 4 Io a 134-05 avrei l'entrata. Eccolo. 10 pips. Pusha, pusha. Io sono dentro, sono in profit al momento. Che è successo? Adesso modifico la posizione. Ora push. Primi 20 punti, voglio il break even e prendere il primo parziale. GVP cade proprio di brutto, eh? Io lo chiamo parkour, questo movimento. Tutte le sterline stanno pushando. Hanno fatto tutte la stessa candela. Cioè, almeno ho visto GUSD, GCAD e GJ. E invece che cosa decidi di fare? Un liquidity grab? No, dai, spingi, tutto infame. Tornami in profit. La cosa che non mi piacerebbe troppo di quella candela su GJ è che chiudesse l'H1 senza wick sopra, così a corpo pieno e... non so. Esatto, sì. Risky. GCAD che rientra, fa chiude, fake out e rientra qua al di sotto sopra della sarebbe... trend line. È proprio quello che ti stavo per dire, secondo me. È pronto. It's ready. Cosa stai facendo, Dino? Non ti fare... Dino, buttati, please. In diretta. Grazie. Poi finisci su YouTube. Che poi stavo per dire, ma questo Paolo è un Dino sotto un Dino incognito, ci ha provato. La voce era la stessa, infatti. Dicevo, ma che... ci ha provato. Allora, GBP sta andando. GJ è ritornato in profit. Oh, lo dico! Apro bocca! È l'M1 che crea la candela in basso dalla pushatina, magari. Boh, vediamo. Adesso, con questi 40 secondi. Forest! 15 secondi, dai, me lo sento, io ce la vedo tutta la candelozza, dai, la voglio vedere tutta sta candelozza. Minchia, sarebbero 30 punti, non sarebbe male, eh? Sì, è un bel setup, parliamo da stamattina, vediamo, sperando che dia un retest. Per chi volesse entrare, GVP CAD invece ha chiuso totalmente flat. Mamma mia. Totalmente flat. CAD GPY. E GG ha detto, no dai, il movimento mio l'ho fatto, adesso mi rilasso. Adesso mi inizio a fare parkour sul prezzo d'entrata. Ah, Euro GPY al di sotto. GCAD come si è girato. Come si sono girati entrambi. Cioè. Che esagerato. Ha rotto il mio. Ah,
Allora, ad H1 dove puoi ritestare? Qua. C'è questo livello. Ah, puoi addirittura arrivare sul body, F6. Proprio il furbo. Però questa è già una buona zona. Compratori, dove siete? Stop loss. Se questo non si richiama fare l'infame. È un poco simpatico sicuramente. Niente, no, la televisazione. Boh. Vabbè. E l'oro invece? Ma l'oro anche lui, non fa quello che vuole fare, quello che vogliamo. Anche se lo spende è buono, eh? 5 punti di picco. G-CAD si sta rigirando. Basta, signori, è ora di guardare New York. No, ancora un'oretta ce l'ha per fare. Eh sì. Un'oretta così. Vi faccio vedere un po' l'inizio della giornata canavica. Andre, tu hai tradato qualcosa? Sei dentro qualche trade? No, sono bello in pausa riflessiva. Mm-hmm. Però ti sto osservando le varie chart. A proposito, Fortunati, gli aggiornamenti di Call of Duty funzionano? Sì? Sì, hanno fatto un po' di aggiornamenti. Dai, allora magari sti giorni una bella partita me la faccio. Anche se ho appena comprato un'altra cosa. No, non voglio... No. È un po' sconosciuto, anche se in realtà... È il miglior lancio 2020 a livello di quello vendita. Che mi avevi detto, sì, sì. Esatto. Signore e signori, ecco voi. Che brutta vista, eh? Un fuck out. E siamo chiusi come topi. Che bello, eh? Anche G-CAD. Ma guarda, anche GJ ha riempito un candelozzo M5, adesso sto tornando su. DJ praticamente il retest lo starebbe dando qui. Sì, ma mi da più che adesso ci riscanna un altro bel shortone. Dici? Ma GVP CAD... Adesso no. Io ho messo qualche posizioncina qua, proprio sul punto esatto. Niente di che con uno stop piccolo, magari metto già break even, ma sono già 4 punti. Il discorso è che in questo momento quello che non riesco a capire è, prima c'era molta indecisione, era molto fermo, e va bene, ok tutto, poca liquidità, ma comunque muoveva tanto.
sta, a livello di volumi, muove la stessa cosa e sta scannando. Questo è un liquidity, dai, questo è un liquidity grab. Sì, io è quello che stavo dicendo, secondo me poteva... Guardalo. Io sono dentro, vado via 2 minuti e vi lascio il GJ davanti. Entri a GJ? Io ho detto, sono già entrato e ho messo break even, qualcosina. A dove? È solo per me. Ti ho detto, su questo livello qui, guarda, proprio preciso quando è arrivato qua. Ti dico il prezzo preciso su cui sono entrato, 936, 133,936. Qua sono entrato. Metto break even e vedo come la va. La flippa. Me lo auguro, sinceramente. Però non lo so. Sicuramente il setup, quello di stamattina, è valido e la rejection abbiamo iniziato a darla, però è tutto da vedere. Ecco. Vado, io torno tra un po', vi lascio GG. Non si ferma. In cosa mi tacchi? Ho messo lo screenshot London Session, ho taggato te Bruno, Andrea non ho lì, non avendo Insta non ho il nome. Non ce l'ho. Ah, ce l'hai, è vero, ma non lo uso. No, non ce l'ho, non ce l'ho. Ok. Allora, vedo se GG è sempre lì. Sto trovando un po' di difficoltà. Se mi torna qua e scopre chi io. Voi siete su qualcosa? No. Qualche idea? Stavo guardando le mie chart, ma è tutto fermo. Tutto fermo. Madonna. Solida, pure così. Che biccia, Euroud, che schifo. Che orrendo, infatti sono contento che mi abbia preso il break even. GJ è lì, io non so. Volevo dirti, Rabo, che il bot comunque, non dico che funziona, però il benvenuto lo dà quando qualcuno entra, ho visto ieri. Bene, bene. Quello che abbiamo scritto dà. No, scrive benvenuto nel team e poi scrive il nome della persona. E poi si autodistrugge. Aspetta che non ti ho messo il link. Ah no, ti ho mandato, sì. Perché non si possono mettere le reazioni tipo infiammate. No. Comunque, raga, non so voi, ma io con la cosa dei commenti di Slack, dove posso mandare gli update nei commenti del post, qualcosa di troppo figo, cioè mi sento come un bambino che a Natale che scarta i giochi. Perché su Telegram, prima, quando dovevo mandare gli aggiornamenti, si accavallavano una sull'altra ed era un macello. Almeno lì ogni coppia ha la propria, diciamo, didascalia in cui uno, se vuole andare a vedere, trova tutti gli aggiornamenti. Quelli qua, gli aggiornamenti, l'analisi NZDVSD di ieri sera, e gli aggiornamenti sono sempre nel thread qua di fianco, ragazzuoli. Tutto lì sotto. Oggi poi rimando gli ultimi e poi al mattino come al solito. Veramente come orario top, svegli alle 5, mando gli update e vi aspetto. Tanto faccio colazione. And I wanna kiss and make you feel alright.
Questi sono di ieri sera, sì. E fammelo uno splittino, mortacci tu. Ah, è vero, dimmi se mi senti che non mi hai risposto ieri, quelli che hai mandato ieri su Telegram uno screenshot che stavi vendendo, non so, l'SP500, comunque stavi facendo un'operazione, la stessa che hai mandato su Slack. Boh, penso di sì. Se non lo sai tu. ne ho fatte tante. Ok. Porca puttana. Da dove volevo entrare, me lo so perso un'altra volta. Dai. Aspetta, sto plussato. Ah, sì, ormai sì. Senti Dino come entra. Mi sa che 15 su DJ va giù a fake out. Possibile che chiuda di nuovo dentro. A te ti sta chiuso break even? Sì. Senti gli stop loss che volano? No, questo è Dino che sposta gli ordini. Esatto, sposta gli stop loss. Quando vede che va contro dice stop, no. Non li prenderai mai, esatto. Però il broker si prende tutto il tuo conto, così sì. Quindi meglio accettare uno stop che farsi prendere il conto. È entrata un po' azzardata, però vabbè. Su cosa sei entrato? Su DAX. Sul DAX. La prima volta che ho sentito DAX mi sembrava il nome di un tipo, non so, di qualcosa di chimico, non so, tipo. Ho detto cos'è sta roba. Sei entrato long o short? Dino? Scusate, sono andato short. Per come l'ha detto, secondo me il long più long sta holdando sia i long già in perdita e in più sta entrando in stop, così, cioè in sell, così prova a recuperare i long, però diventa un confused stonks, tipo non sa più neanche lui. State zitti. Ve lo metto qui all'inizio, tipo vi parlo di una roba come 2 anni fa, qualche volta ci ho provato ad aprire sia entrambi, sia long che short, provare poi a chiudere quando andavano uno in profitto, un disastro. Panico totale, sì. Sì, infatti ammetto che non è forse un'ottima idea. Cosa stai ammettendo, Dino? Cioè, c'ho chiusura H1 e H4 contraria, ma che cazzo entro? Io volevo entrare short sull'oro e mi sto andando. Te non sei dentro, vero? No, sto out. Allora, l'M15 di GG ha chiuso. Bearish, poca week anche sopra in realtà questi 15 minuti hanno fatto abbastanza schifo. Nonna, infatti stavo dicendo, quanta gente può aver fregato lì? Gli acquirenti stoppati adesso, prima i venditori stoppati col movimento rialzista. Adesso sì che ti riconosco, ora. 10 punti, 12. Classico. Adesso sì che ti riconosco, non eri più lo stesso da qualche giorno. Tipo il Zoma GJ è in questa zona qui, vedi, praticamente di nuovo dal supporto M30,
con ecco l'M1 che ha chiuso in questo modo. Qui è tosta, perché io tipo per basarmi l'entrata su M1 mi baso su, diciamo, sulla confluenza che mi sta dando H1. Se H1 mi sta dando tipo, io, sapete cos'è il breaker retest? H1 è sul... Se H1 mi ha rotto, diciamo, il livello chiave che è, allora poi sull'M1 vado a cercare l'entrata. Però qui al momento vedi... È tanto, cioè, bene al momento. Si è invertita e non è neanche arrivata sul livello, cioè si è invertita pure prima. Quindi alcune cose così le vedo tipo come le bull trap. Per far entrare, magari tutti vedono che si inverte, rientrano in acquisto e poi dopo, boom, viene giù e rompe. Capito. Sì, non è tanto preciso sul livello, diciamo, però non mi è dispiaciuto. In quel caso lì aspetterei il break, ritesta M1 di quel livello lì. Quando mi fa un candelone che buca, magari ti ha dato conferma chiusura su un M30, per dirti, allora lì sarebbe veramente carino fare l'entrata. Ho capito. Riguarda già come resiste sotto quel livello che c'era sulla sinistra. È nel range. Ecco, quello lì. State approfittando per fare un po' di palestra, ragazzi. Tra l'altro mi sono messo a fare qualche flessione, qualche roba, poi sono finito dopo 20 minuti sul divano, quindi è andata un po' male, direi. No. Io sono 6 giorni ormai che sto andando, che tutti i giorni sto facendo serie da 100 flessioni, 100 addominali, intento fare almeno 50 squat perché le gambe non ce le ho allenate per nulla. Diventi come One Punch Man. Speriamo non pelato. No, io pelato neanche a 80 anni, vedessi mio padre che criniera. Lol. Come me, io ho tutti i capelli ricci, tipo caparezza. No, tu sei ricciolissimo, io ho i capelli più ricci di uno spaghetto. E poi seguono molto la gravità i miei capelli. Qua lo dico, qua lo ammetto, appena il gold torna tradabile cose, mi faccio il taglio alla moicana. Vabbè. No, moicana no, però per dire... Sì, con il crestino ricciolo così, ti vedo, però... mi ricorderesti un sacco tipo la versione più buona di Arancia Meccanica, non so... Raga, io mi metto i pari. Stai buttando break even? Beh, buono, l'M15. Io ho sentito un po' laggare, Dino. Non so se sono io. Mi ha scannato 20 punti. Perché anzi, Dino me ne chiude pure un po'. Da uno scantinato proprio clandestino. Cosa pensi? Che lo può rompere? O dici che fa di nuovo l'infamone e si inverte? Chiedi a me? Sì. Ma secondo me comunque l'M30 non ha ancora rotto il supporto. Diciamo che se volessi shortare aspetterei sicuramente la rottura del supporto. Sì, certo. Dico, guardandolo così. L'altra cosa è che mancano 40 minuti alla chiusura dell'H4 e la vedo difficile, diciamo, flippare bullish. Quindi... Non lo saprei.
Vediamo adesso se questa muore o meno. GVP cade, di nuovo rimasto fermo anche lui. Sì, non ci sono ottimi movimenti questa mattina. Infatti, se vedete, questa settimana mi sembra di aver visto movimenti migliori in New York che in Londra. Sì, cade un altro inchiodato alla fine della giostra. Ho già fatto il movimento, era da piazzarci un bel lottino, prendere quel movimento, uscire. Saluti e bacio a tutti. Ciao Gabriele, alla prossima. Mi ha scritto. Ciao, ciao Gabriele. Ciao ciao. Lì sto per toccare supporto M30. Gicali invece sta facendo l'opposto. Ah, beh, della serie, tu dovresti essere in classe a lezione, invece te ne stai qui a tradare con noi, eh? Che bestiaccia! Della serie, quando i professori non insegnano una ceppa, no? Ora una verifica di fisica, beh, quella mi sa che tocca che l'ascolti, sì. Comunque, ragazzi, sta roba delle lezioni online mi fa troppo scassare da ridere. Immagino già la gente con il PC aperto, intanto è sotto le coperte, ascolta, poi si gira, dorme. Ma io ieri ho visto un'altra, perché chiaramente adesso, tu figurati Zoom quanto è diventato importante in questo momento. Mamma mia. Prima non lo conosceva, lo conoscevano solo quelli nel settore che si dovevano fare meeting call, ma adesso tutte le scuole stanno adottando Zoom, no? Quindi tu immaginati adesso quanto sta spopolando questa applicazione, prima di tutto. Adesso ci sono un sacco di meme, chiaramente, su Zoom. Ieri ne ho visto uno che faceva troppo ridere. C'era la professoressa che l'alunno che fa una domanda in inglese, la professoressa sta rispondendo. La madre di sto ragazzo se ne esce proprio a caso, casissimo, con dove sono le cose della lavatrice, della lavastoviglie, così. Il figlio, ah no, ma ho visto quel video tipo uno studente, non lo so, che dice comunque della professoressa. È per questo che il papà t'ha lasciato. Non è quello che ho visto io. Quello che ho visto io, lo studente praticamente insultava la prof, diceva tipo pensa a te sta cogliona che ci fa lezione online e rompe i coglioni anche se siamo a casa, no? Una roba del genere, solo che c'aveva tipo il microfono attivo e la professoressa l'ha sentita. Ti ho detto, hai visto, cioè adesso di meme con Zoom ne escono una miriade. Sì, cioè questo qua sta facendo la domanda alla prof, la prof risponde, la madre sottofondo fa una domanda al figlio e il figlio si incazza perché dice stai interrompendo la professoressa che sta parlando, cioè sono in classe, come ti permetti così? Scusi professoressa, puoi ripetere, mi stava dicendo sì che questo e quest'altro. Allora la professoressa si mette a parlare, la madre rinterrompe, that's why dad you left you because you interrupt people where you don't. No, proprio incazzata. E poi proprio dicendogli alla madre, questo è il motivo per cui il papà t'ha lasciato, tu interrompi la gente quando parla, quando non è opportuno. La classe è tutta imbarazzatissima, con le mani nei capelli. Vorrei vedere. Bellissimo. Ma dacci un link, per favore. È su Instagram, è una pagina inglese. Vabbè raga, io vado a chiamare la banca, quindi ci sentiamo dopo. Mami. Ok. Lo giro a Zome, così Zome lo può condividere sul tuo stato di Instagram.
Ah, sì, ok. L'ho girato a zona. Dopo glielo mando. Mamma mia, ragazzi, che si ricorda. Dicevo, Ferdi, infatti adesso Zoom, se tu sei un docente o comunque se fai parte di una scuola così, hai un diciamo per me un'iscrizione speciale che se sei un insegnante o comunque qualcuno della scuola puoi avere Zoom gratis. Ma immagino, perché comunque in questo momento tante multinazionali, le grandi compagnie hanno cercato di dare anche il loro contributo per quanto riguarda la crisi e Zoom, offrendo durante il periodo di crisi la classe gratuita per i docenti, cioè, ma tanto da dargli una pacca sulla spalla anche a quelli di Zoom. Pubblicità fatta come si deve. Ma vedi, cioè, poi si parla di pubblicità, ma è vero, potrebbe essere un tornaconto poi nel futuro, ma in questo momento è comunque una perdita, cioè ha altri tipi di entrate. Vedi la Ferrari, oggi non fa macchine, oggi fa respiratori, perché se tanto deve stare fermo, piuttosto, tanto visto che i dipendenti li deve pagare tutto quanto, allora con le debite distanze andiamo a fare respiratori per gli ospedali. Certo. La Ramazzotti, anziché fare il Fernet, anziché fare l'amaretto, si è messo a fare l'alcol distillato per gli ospedali. Ma io mi chiedo, tutte le aziende che dovrebbero fare proprio quello di mestiere anche non durante la crisi, prima non hanno prodotto niente, cioè che tutte si devono convertire. Prima producevano, ma diciamo, magari c'era. Però tu ti devi anche attenere al fatto che un determinato prodotto lo produci in una determinata quantità per quello che il mercato ne richiede. Se tu sovrapproduci, tu devi abbassare il prezzo del tuo prodotto, perché i beni non essenziali sono a prezzo elastico. Quindi tu devi tenere in considerazione che se io come azienda preparo gel disinfettante per le mani e durante la vita normale me lo comprano quei 10 ipocondriaci su 50 clienti, esatto, quindi 2 su 10 mi comprano il gel disinfettante, io ci sto guadagnando poco. Chiaro, con questo boom loro si sono ritrovati a non, sì, magari a dire: cazzo, signori, stiamo per entrare in mezzo a una crisi sanitaria, iniziamo ad aumentare un attimo la produzione per tirare fuori un po' più di prodotti. Infatti vedi qui a Mercadona, che è il supermercato principale, vendevano le boccette di gel da 30 ml da portarsi in macchina. Iniziato Covid-19, sono passati subito dal fustino da 300 ml, 10 volte più grande, nel senso. Il discorso qual è? Che quelle aziende che prima facevano quello, magari un'azienda sanitaria che faceva gel, magari faceva anche mascherine, oggi ha deciso di fare più mascherine che gel. Diciamo che l'essere umano in generale si è fatto trovare molto impreparato su questa cosa. Questo penso, ma sì, ma perché noi abbiamo investito tanto di più sulla guerra che sulla sanità. Allora, quindi ci ho chiuso così. Sì, scusami Luca. Orrendo. No, niente, dicevo, ha chiuso pressoché nulla, ha chiuso. L'M30 invece è rimasta dentro al range, senza rompere il minimo, senza rompere il supporto, però comunque una bella chiusura bearish. GCAD annullato? GCAD annullato, è tornato bullish. Però all'interno del range anche lui. Per il resto EURJPY è sempre lì, che non fa granché. È un po' simile a GJ. GJ secondo me la rompe con questo. Dici andresti short? Mm-mm.
ha fatto troppe volte, cioè già questo fake out che ha rifatto rientrando lì, me, non dico che sia un chiaro segno, però vuole... Non è un bel segno, comunque un bel segno. Sì, certo. Te l'hai viste, sì, Andre, Zame, le boccettine, quelle della Ramazzotti di alcol sanitario? No, guardalo lì. Bello. Cioè, è proprio bellina anche la bottiglia. Bravo, solo per vederlo così. M1? M1 hai detto? Sì, voglio solo vedere quando il momento in cui fa breccia. Cosa combina. Se la fa. Sembra sulla buona strada. È lì. Sulla buona strada, la faccia della buona strada. Eccola. Alla faccia della buona strada. Io per come opero, vedi, in questo caso, ok, ora aspetterei l'eventuale retest lì, proprio sotto al livello, come se mettessi tipo un rettangolo, e lì se vedo appena una conferma di rigettazione cosa, prendere l'entrata. Questa zona qua, dici? Esattamente, sì, in quel quadrante lì, perché poi non è molto precisa. Bello che è andato senza retest. Se sta andando a toccare 33-75 tipo. Ma lo può dare, l'ho visto fare tante volte, non parlo di GJ, dico in generale tante volte che quando brecca tira due o tre candele a fare il movimento e poi magari i prossimi 5-6 minuti si rigira a dare il retest, non riesce a superare il livello, resta sotto, continua la struttura bearish. Tipo, ogni volta io mi dimentico, vi devo anche disegnare quando c'è cose perché ce l'ho in mente io, ma... Bella. Inizia a dare i colpi di rigettazione, magari fa il doppio minimo e va. Un po' di messaggi, Gabriele, sì, ora verifica di fisica per quello che me ne vado a posto. Bello sto DAX. Bello sto DAX. Dino, che bestia che sei diventato. Ti manca solo più venire in real. Per fare l'uomo, fare l'uomo vero. No, ma perché lo stai tradando addirittura al DAX in demo. Andre, torna a bere l'Ever ogni tanto. GBPK sta rompendo quel livello dove il buy stop l'avrei messo, però prima che facesse tutto il movimento. Ancora me la chiusura fake out. 26 minuti manca, però... Certo che le sterline con sti movimenti che fregano sono veramente proprio delle streghe. Dollaro yen tra un po' potrebbe iniziare a dare un setup di salto. Eccolo. Guardalo lì, che si avvicina, come approccia. Chi? No, GJ, che stavamo guardando sull'M1, che sta di nuovo provando a fare il retest per approcciare il livello. Calma, sta anche rompendo. Diciamo che GJ è un bastardo perché è venuto a stopparmi con questa candela e adesso continua. Ha fatto bene, no? Il primo setup, no? Sì. Ma sono... Guardalo lì. Figa, ragazzi. Ma visto che mi sta andando così tanto sfiga in amore, dovrebbe andarmi almeno bene nel lavoro, almeno lì, no? Non si dice nel gioco? Non era... Fortunato in amore, fortunato nel gioco. Qua, questo è gambling, questo anche se è pura analisi, anche quello che gioca, anche l'amico mio che gioca la roulette, fa analisi. Lui aspetta 6-10 numeri e poi entra. E fa sempre così, cambia sempre casino perché... gli girano le palle che
che stiano, che lui stia lì a guardarsi 10 numeri prima di entrare, però lui ogni volta esce con 1.000-1.200 euro ogni volta, con 40-50 euro di investimento. Ottimo rapporto. Ma tu ce l'hai presente il casino di Monte Carlo? Sì. Dovevo andare a lavorare in uno di vicino, però più verso la Spagna. Poi niente. 32 volte lo stesso colore. Gigi. Madonna G-Card. Ah, vedi che lì l'ha fatto lo spikino infame, però non è troppo completo, perché alla chiusura sarebbe stato lì, no. Infatti doveva dare quella inversione con quella chiusura là, dal livello, non lì sotto. A parer mio, dico. Sta facendo la prima donna. Prenda due volte, raga. E sto desktop. Una notifica da Slack. È Italo. Sì, sto leggendo, infatti. Qual è lo strumento del diavolo? Oh, comunque, ragazzi, vi prego, imparate ad usare Slack. Iniziate a usare i threads. Figa, non fate 1.000 risposte nella chat principale. Vabbè, tanto ti dico, Slack è impostato che dopo un tot di messaggi raggiunti farà pulizia di ogni chat, quindi no, ma non è per quello, è anche per le notifiche che arrivano. Sì, beh, certo, certo. Infatti per quello che vi ho fatto il video apposta, per farvi vedere che secondo me è veramente ottimo aggiornare tutte le chart poi nella sezione, io la chiamo commenti, quella che avete capito. Non succede più granché, dicevamo. Tutto abbastanza noioso. Anche perché poi io a me a un certo punto, dopo che sento 10-12 notifiche così, io metto silenzioso, cioè... No, ma infatti gliel'ho mandato anche tipo ieri, qualcuno nella cosa analisi aveva sbagliato, l'ho contattato in privata, gli ho detto guardati questo video così qua capisci come gestire la posizione e mandare gli update. Sì, ti apri il tuo post e poi aggiorni. Ah, continui ad aggiornare, semplice. Continua a commentare il tuo stesso post. Infatti io tipo sulla chat lì, sì, quello che ho, tipo ho 10 commenti al mio stesso post. Hanno dato fuoco alla casa di Mario Draghi. Ma va. Di Mario Draghi? Sì, sì. Bello! Ma poi avete sentito che Trump adesso sta perennemente sull'Air Force One? Siamo già al quarto attentato del Deep State dall'inizio dell'anno, praticamente. Vabbè, guarda, ce ne sarebbe da dire. Quarto attentato. Così imbarano. In realtà dalle fonti non ufficiali, visto e considerato che sembrava dovesse scattare la terza guerra mondiale America-Russia, alla fine sembra che qua l'America e la Russia
semi-alleando proprio contro Deep State, contro Bill Gates e compagnia bella dell'elite. Che adesso hanno testato il vaccino su ben 40 persone. Wow! Tutte cippate, già, tutte cippate. Sì. Sono già state tutte cippate, così tutte le informazioni di come funziona il vaccino gliele manda via wireless. Oh, scusate i complotti, però i complotti ogni tanto non sono così tanto complottistici. Not stonks. Ma tu hai seguito un po' la storia di QAnon? In che senso? Quelli che comunque vadano, siano, cioè, mi sentite? Che io non sento più nessuno. Ok, è tornato. Si è ristretto. Ma io non capisco. Perché non è un problema di connessione, perché proprio mentre non vi sentivo più ho subito provato a cercare e la mia connessione funziona. È il 5G, raga, cioè stiamo morendo tutti per il 5G, facciamocene una ragione. Oh, ma il 5G ha niente i neuroni, quindi chi ne è già sprovvisto non può ancora mi visto. Bella questa, non l'avevo sentita questa. Un meme gira. Dino è salvo, allora, a posto. Dino, tra l'altro, mi raccomando, siamo sicuri, è colpa del 5G. Scherzo, ovviamente. Il profit dove lo e al livello dove è andato a toccare di supporto, cioè io avrei chiuso sicuramente qualcosa, shortando da qua direi che era un bel posto per chiudere, per Dino, dico, io non l'ho toccato, no, là ho chiuso la maggior parte. Ah, bravo per te. Ah, dietro. No, ma infatti là ho chiuso la maggior parte della posizione. Top, bravo. Mo ho lasciato tipo un quarto a correre fino a morte. Tutto ranging? Tutto abbastanza fermo, infatti potremmo anche quasi staccare, direi. Andiamo verso le 11, quando le H4 chiudono, questo qua per l'ennesima volta è flippato di stamattina. Brutto, sessione di Londra. Stacca. Sessione di Londra, brutta. GJ è sempre lì un po' fermo, M1, guarda che roba. Gica, lì sono. Vedere il mio amato M1. Di GJ. Di nuovo. Sì, perché a me arriva un po' in ritardo, quindi il tempo che hai detto M1 aveva già cambiato il time frame. Okay. Però vabbè, vedi, quella zona lì, quella che dicevo, immaginati come fosse una fascia, è quella lì dove esattamente ha tirato lo spike, però... M15 è chiuso, bearish. Ma questo H4 è capace a chiudere lì. Tra l'altro questo livello è messo male.
Abbiamo una new entry nel gruppo. Vediamo. Mi è arrivata la notifica. Michael. Sperando sia italiano. Madonna che botta. Su M30 però è bellino G-CAD alle 2 di notte, no. C'era da fare uno scalpone ignorante. Guarda lì, guarda queste tre candele, dico. Sono brutte, dai, tutto brutto stamattina. DJ, ho visto, stava dando il retest. Ti ha dato il retest, hai detto? No, dicevo, DJ stava dando il retest. Ma è una domanda? Ah, oh oh. Sì, no, era una domanda perché ti avevi messo lo schermo, solo che poi avevi cambiato su G-CAD. Guarda lì che infamone. Mamma mia. Ho rotto il minimo H1. Ma non lo so, la daily è sempre lì. Diciamo che... qua c'è un bel supporto daily. Mi sentite sempre? Sì. Stavo cercando di capire... Non perché... prima di staccare la sessione, cioè tipo di riavviare la sessione, ogni volta non sento nessuno per qualche secondo e poi riavvia Zoom. No, DJ è troppo brutto, secondo me. Non... sa, direi che possiamo chiudere la live. L'H4. Va bene. Sto per chiudere. Mi sa che adesso mi piazzo due pendenti. Di prima, dell'altro sotto i minimi, vediamo. Ma su che cross? Su GJ dici? Staggando, sì, comunque parlavo di GJ. Ok. Comunque sì, per me va bene chiudere, tanto Londra is done. Yes. Vabbè ragazzi, se avete voglia di collegarvi per New York, potrebbe fare, che io adesso magari me la riposo ancora un paio d'ora. Dai, ciao ragazzuoli, ci aggiorniamo dopo allora. Va bene. Bella. Dopo. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.